Sono le ore 23:40, sono in Viale di Vittorio, dove dietro alcune segnalazioni la gente mi dice che ci sono le luci spente. Ecco, effettivamente Viale di Vittorio da Via di Ripa è al buio. Andiamo avanti, vediamo perché non solo Viale di Vittorio è al buio. Ora, si capisce quando c'è una luce sì, una luce no, diciamo un lampione acceso e uno spento, però qui sono tutti spenti. Andiamo avanti, come vedete, Viale di Vittorio, ora sono qui in via Dossetti, tutto al buio. Ok, andiamo veloci, veloci, per modo di dire. Qui c'è la rotatoria. Noi andiamo verso via Sant'Andrea, anche l'altra parte di Viale di Vittorio, laggiù verso Francesca Sud, è spenta. Qui entriamo in via Sant'Andrea completamente al buio. Ecco qua. Come vedete, se io in un secondo spengo le luci, voi vi accorgete che qui è tutto al buio. Guardate qua. Qui è al buio totale. Se uno incontra anche una bicicletta è rischioso per la sicurezza e tutto. Ora andiamo avanti, vi porto fino all'altra rotatoria piccolina, completamente al buio, tutto via Sant'Andrea. Anche qui c'è l'incrocio con via Renato Fucini, anche qui è al buio. Come vedete questo primo palo è al buio, il terzo palo, anche il terzo palo mi sembra che è al buio. Continuiamo. Questa è via Sant'Andrea. Guardate qua. Qui tutte le sere c'è sempre una zona al buio. È ma possibile questo? Ma qui veramente si tira al risparmio o c'è qualcosa che proprio non va? Ora guardate un po', qui uguale, se io spengo non si vede nulla, eh? Poi qualcuno dice che io non devo fare i film, eh? A queste persone mi garberebbe che abitassero da queste parti qua. Ok, qui si entra vicino alla rotatoria piccolina, si arriva alla zona industriale. Chiudo facendovi vedere sempre il braccetto che è da 5 anni che è al buio. Dopo 4 giorni dell'inaugurazione fu rubato il rame e non è mai stato rimesso. Qui siamo ritornati, diciamo, con i lampioni accesi. Ora facciamo quest'altro giro. Qui la rotatoria è al buio, cioè il palo con le 4 luci sono spente. Questo qui tutto il braccetto è al buio, guardate voi, io ora spengo un secondo le luci, guardate qua, qui troviamo la rotatoria al braccetto con la bretella, buio completamente, uno arriva qui, guardate qua. Se io spengo le luci, guardate qui che non si vede un tubo. Via ormai che ci sono, faccio questi 500 metri. Mi dispiace che diventa il video un po' lungo, però ormai che ci sono. Guardate qua. Questa è la bretella che porta alla nuova Francesca nostra. Almeno a quello che mi ricordo, anche lì la rotatoria è sempre al buio. Sì, ok, è della provincia, ma i sindaci non è che devono star zitti, devono un pochino chiamarli quelli della provincia e dirgli che rimettano un pochino a posto queste due rotatorie così importanti per il traffico e per la sicurezza degli automobilisti, visto che quando si parla della sicurezza tutti fanno i grandi. Lo vedete laggiù, eh? Ho messo l'abbaglianti, la rotatoria è al buio, anche quella. Ora,
via, 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 via. Come dice quello, vaia, 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 eh? Anche qui bisogna dirlo, vaia, vaia, vaia. Guardate questa rotatoria al buio, Questa qui al confine nostro, ora vi faccio vedere, lì c'è il tabellone, spengo le luci e qui non si vede un tubo. Qui siamo dove c'è il capannone di Parnini, per farvi capire, ok? Io torno a casa perché mi sono stufato di farvi vedere anche queste cose. Anche qui, guardate, qui c'è scritto Santa Croce sull'Arno e qui però anche le luci sono al buio. Via. Ok, vi auguro buonanotte. Questo video ora, appena arrivo a casa, cerco di pubblicarlo, ok? Vi saluto, Asma. Ciao ciao.